Dovremmo essere Mm. ci stiamo. Eccoci qui, siamo in diretta su Facebook. Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra 92esima serata di Lodi Liberale, un traguardo assolutamente importante, e per toccare questa sera un tema che nelle nostre 92 serate, nei nostri quasi 7 anni di vita, non abbiamo mai affrontato, ma era il caso prima o poi di affrontare questo argomento importante anche e soprattutto per un liberale, e per poterlo fare abbiamo scovato questo piccolo gioiello che è il libro dal titolo molto, molto emblematico e molto felice. Poi magari se i due autori ci spiegano chi ha avuto l'idea, perché italiani poca gente è veramente emblematico del contenuto del libro. Il sottotitolo è Il paese ai tempi del malessere demografico. Il tema è, diciamo, importante perché questo libretto molto bello e molto facile, di facile lettura, affronta appunto un tema che spesso viene non considerato dall'opinione pubblica, dalla classe politica e in generale anche dai cittadini comuni, come se si facesse la demografia fosse un qualcosa di astratto, non concreto, di un aspetto che non produce effetti rilevanti sulla vita delle nostre persone, dell'Italia e dei cittadini italiani. Ed è esattamente il contrario. La demografia è una scienza e quindi siamo felicissimi di essere collegati e di avere con noi uno dei decani dei demografi italiani, il professor Antonio Golini, che questo è l'ultima. Buonasera a tutti. In debutto via Zoom, quindi abbiamo anche l'onore di aver fatto conoscere questa tecnologia al professor Golini, e quindi questo è un altro aspetto di cui siamo orgogliosi. Marco Valerio Prete, che è sostanzialmente il secondo autore Bene. del libro, che appunto nasce da un'intervista fatta qualche anno fa all'autore. Marco è un giornalista del TG1, è un liberale doc, questo lo scoprirete durante la serata, e quindi siamo felici finalmente di averlo coinvolto. Il terzo relatore è Guglielmo Piovini, un amico di Lodi Liberale, un nostro amico, un libertario doc, perché se ti definisco liberale credo che sarebbe poco corretto, un saggista, un editore, un appassionato della libertà e una persona, un pensatore che ai temi della demografia ha dedicato vari scritti nel corso del tempo. Perché dicevamo è importante? Perché nel libro c'è una sorta, da una parte una sorta di breve storia demografica del mondo, e quindi ci si spiega i vari salti, le varie innovazioni, i vari passaggi cruciali che hanno portato all'attuale popolazione, cercando di individuare appunto cause ed effetti di quello che è stato l'evoluzione della storia umana. Nel libro troverete, per esempio, non lo conoscevo, non la conoscevo, ma insomma è una donna che credo sia emblematica, si chiama, spero di pronunciarla correttamente, Nabi Tajima, che è nata il 4 agosto del 1900 e morta il 21 aprile del 2018 all'età di 117 anni, beata lei. E perché è emblematica? Perché è l'ultima persona che era stata, come dire, era vivente all'epoca in cui è stato praticamente scritto il libro, che è stata nata sostanzialmente nel XIX secolo e ha visto quindi nell'arco della sua vita la vera e propria esplosione demografica che c'è stata nel XX secolo. E quindi nell'arco della sua vita sostanzialmente è passata, è emblematico, leggo un pezzettino del testo, perché al momento della sua nascita la signora Tajima aveva attorno a sé 1 miliardo e 650 milioni di persone. Quindi nel 1900, che erano appunto gli abitanti della Terra all'epoca. Al suo 50° compleanno, gli abitanti della Terra erano aumentati di circa 1 miliardo di unità, diventando così 2 miliardi e 536 milioni. Dopodiché, Tajima ha dovuto aspettare soltanto 15 anni per vederci circondata da un altro miliardo di abitanti. Quando poi è entrata nell'esclusivo club dei centenari, correva l'anno 2000, la popolazione della Terra superava i 6 miliardi di unità. Nel 2018, al momento del decesso, la signora Tajima ha lasciato dietro di sé quasi 7 miliardi e mezzo di persone. In definitiva, nel corso della sua seppur lunghissima vita, nella sua seppur lunghissima vita, la popolazione del pianeta è cresciuta di 6 miliardi di unità.
se ci pensate, è un qualcosa molto di impatto ed è stato utilissimo aver scelto questo, come al solito, la singola persona, perché i liberali non contano i numeri, non contano gli aggregati, ma contano le persone. E la signora Tajima è emblematica di ciò che è accaduto sostanzialmente nel XX secolo. Quindi nell'arco della vita di una persona, 6 miliardi di persone che hanno aumentato la popolazione mondiale. E quindi siamo passati da quella che era definita una bomba demografica a quella che è adesso definita nel libro come il secolo XXI, quello dell'invecchiamento demografico, in cui l'Italia, come spesso accade, se c'è da essere esempi negativi, siamo bravissimi e siamo precursori. Quindi il caso italiano è un caso di scuola di invecchiamento demografico tragicamente anticipato e che poi ha portato con sé buona parte delle economie occidentali. Perché è importante da questo punto di vista? Io ho apprezzato anche alcuni aspetti, alcune osservazioni che sono state fatte dal professor Golini nel volume, perché di solito quando si affronta il tema della presunta bomba demografica, viene affrontato come una sorta di problema, come un qualcosa che deve essere contrastato magari a livello mondiale con un costruttivismo demografico, passatemi l'espressione, come se appunto l'uomo fosse un problema e non, come ci ha insegnato Julian Simon, l'ultima risorsa vera e propria del mondo e non un problema che lo occupa. Perché? Perché il fatto di essere riusciti ad arrivare a 7 miliardi di persone con un aumento dell'aspettativa di vita mondiale, con un aumento del tenore di vita, quindi vuol dire che è stato un caso, non un problema, ma un caso di successo di riuscire a far, come dire, vivere, migliorando sia come aspettativa di vita, quindi come lunghezza, ma anche come qualità e anche come dal punto di vista economico. Le persone nel mondo non è un problema, ma è un grandioso successo di tante cose, sicuramente il capitalismo, sicuramente la vituperata globalizzazione che ha permesso l'apertura dei mercati e quindi questo ha comportato appunto questi effetti benefici. Ma l'aumento della popolazione è un aspetto, come dire, che non viene preso, come dire, come punto di partenza. Il punto fondamentale del libro è questo. Appunto, l'invecchiamento demografico, quindi il fatto che oggi, a maggior ragione in Italia, abbiamo esattamente il problema, passatemi, non opposto, ma insomma correlato, cioè che, come dire, aumenta straordinariamente il numero di persone sopra i 65 anni e diminuisce clamorosamente le persone sotto i 15 anni. Questo cosa comporta? Comporta tanti effetti da gestire, affrontare e auspicabilmente invertire, magari con le proposte che sono contenute peraltro anche nel volume. Basta pensare alle ripercussioni che questo comincia già ad avere, ma avrà sempre di più sul sistema pensionistico. Perché è evidente che a maggior ragione con un sistema pensionistico come quello italiano, con un sistema a ripartizione, seppur col metodo di capitalizzazione, quindi un sistema pensionistico che prevede che le pensioni delle persone che appunto sono in quiescenza, in pensione, vengono pagate dai contributi delle persone che lavorano. E quindi non c'è il sistema pensionistico che ogni liberale vorrebbe, privatizzato, come dire, un metodo contributivo, e quindi per cui magari dei fondi pensione in concorrenza tra loro e i miei contributi li verso sul corso pensionistico e poi in maniera autonomamente libera decido quando andare in pensione, avendo la consapevolezza che prima vado, meno sarà l'assegno pensionistico di cui godrò, perché appunto l'aspettativa di vita aumenta, essendo sempre crescente, avrò la consapevolezza di questa scelta. E non ci dovrebbero essere delle leggi che stabiliscono a che età le persone devono andare in pensione, ma sarebbe come fortunatamente funziona nel Cile, dove è stata implementata la riforma di José Piñera, che a ogni liberale è piuttosto caro, la libera scelta. E quindi le persone decidono quando andare in pensione senza che la politica, lo Stato, debba metterci becco. Ma perché non serve? Perché si è implementato un sistema
che appunto restituisce la libertà alle persone. La stessa cosa vale per quanto riguarda il debito pubblico e quindi il livello di tasse che purtroppo dovranno essere scaricate sulle future generazioni, a maggior ragione in un'emergenza come quella attuale, che creerà sicuramente maggior deficit, maggior debito, e questo conseguentemente si ricadrà sulle future generazioni, che essendo di meno avranno un livello di tassazione probabilmente ancora più alto di quello che stanno avendo adesso le popolazioni in età lavorativa di adesso. Pensate solo all'effetto dell'immigrazione, benefica, non benefica, da gestire, da capire se è compatibile con i valori occidentali, però sicuramente è un problema da affrontare, perché fisiologicamente, essendo in calo demografico anche l'Italia, è del tutto evidente che senza un innesto della popolazione immigrata diventa difficile riuscire ad affrontare questo aspetto. Ma tutto questo può essere fatto appunto può essere affrontato con ottimismo, con razionalità, con speranza e con politiche che possano in qualche modo incentivare la voglia di ritornare a scommettere sul futuro, perché quello è il fare figli. E quindi credo che un tema come questo meriti una serata di Lodi Liberale, che è concentrata spesso sull'analisi, presentando i libri che ormai da 7 anni affrontiamo, aspetti che ci lasciano spesso la negatività, ma cerchiamo sempre di voler vedere un aspetto positivo, perché è come dire, è una visione fondamentale, a maggior ragione per chi crede nella libertà personale. E credo che anche da questo punto di vista si possa e si debba essere ottimisti. Per il momento lo lascio come punto di domanda, però mi piacerebbe poi magari che i vari relatori questa serata, dopo aver fatto l'inquadramento complessivo, ci possano dare dei motivi su cui sperare. Ecco. Io ero abituato, è mancato qualche anno fa ormai Giovanni Sartori, che aveva, poi mi fermo, aveva un grande politologo italiano, con aspetti anche nella storia in qualche modo liberale, che però negli ultimi anni aveva il classico editoriale di Ferragosto sul Corriere della Sera, in cui praticamente dal punto di vista costruttivistico esemplificava questo clamoroso aumento della popolazione mondiale come un problema da fermare in qualunque modo. Ecco, noi crediamo davvero, ripeto, che l'uomo sia l'ultima risorsa, che non ci sia un problema di per sé, anche perché in qualche modo poi leggendo il libro lo si vede, diciamo che questa presunta bomba demografica si sta in qualche modo naturalmente riassestando, e quindi questi rischi straordinari di apocalisse che ormai sono qualche decennio che vengono paventati, non si sono verificati, anzi si è verificato esattamente il contrario, lo ripeto, un aumento del tenore di vita, un aumento dell'aspettativa di vita, e l'umanità nel suo complesso sta meglio. Quindi l'ho fatta troppo lunga, cedo volentieri con orgoglio per averlo alla nostra serata la parola all'autore principale del libro, che è il professor Antonio Bonino. Grazie, professore, a lei. Buonasera a lei e buonasera a tutti. Mi pare che lei abbia già prospettato prospettive e, diciamo, soluzioni al problema demografico. Il problema demografico lo dobbiamo però suddividere per bene, quello europeo e quello italiano da un lato e quello africano dall'altro. Quello italiano consiste in una quantità di nascite straordinariamente ridotte. Avevo chiesto all'Istat di aspettare la nostra trasmissione per rendere noti i dati che sono stati resi noti oggi, e cioè una riduzione ulteriore e molto forte delle nascite, e così siamo
poco più di 400.000 nati l'anno, laddove una quindicina, ventina di anni fa erano 1 milione di nascite l'anno. Allora qualcuno potrebbe dirmi: ma qual è il problema? Tutto positivo che le nascite siano scese da 1 milione a 400.000. Beh, per certi versi sì, ma per altri versi no. Noi abbiamo, per fare un riferimento il più semplice possibile, un sistema scolastico che era necessariamente dimensionato su 1 milione di bambini l'anno. Passare a 400.000 significa dover ridurre necessariamente e drasticamente il numero di insegnanti, per esempio. E quindi come facciamo a allargare o restringere a fisarmonica un sistema così complesso e difficile come quello scolastico? Questo per dire che la popolazione è un sistema complesso e che la popolazione si giova solo di variazioni lente e graduali. Se le variazioni della popolazione non sono lente e graduali, tutto diventa drammaticamente difficile e il nostro problema, quello italiano e quello europeo, ma quello italiano in particolare, è che non abbiamo più abbastanza leve che entrino nel sistema popolazione e che quindi possano mantenere l'equilibrio demografico. Ora, l'equilibrio demografico non è soltanto equilibrio di persone, è un equilibrio sociale, e come ricordava anche Maggi prima nella sua introduzione. Perché, per esempio, le pensioni in Italia sono pagate da chi lavora e non dai capitali che vengono accumulati anno per anno. Ora, se non c'è equilibrio fra persone che stanno in pensione e persone che lavorano, il sistema rischia di saltare. E quindi è tutto molto complicato, perché la demografia è l'effetto collettivo di comportamenti individuali. Ora, possiamo immaginare che una persona che veda la trasmissione di stasera, rientrando a casa, possa dire al coniuge: sai, dobbiamo fare un bambino perché il professor Golini in una trasmissione ha detto che l'invecchiamento non si regge più. Mi pare difficilmente convincente la proposta di fare un bambino perché Golini ha detto che c'è un forte invecchiamento. Il fatto è che i comportamenti individuali sono basati su strategie degli individui, delle famiglie e anche della società. E spesso individui e famiglie non riescono a vedere, non riescono ad avere la visione collettiva dei fenomeni demografici e la visione prospettiva nel lungo periodo. Questo è il nocciolo del problema. Cioè passare da una visione individuale a una visione collettiva, passare da una visione di breve periodo a una visione di lungo periodo. Benvengano queste trasmissioni, ma ripeto, sulla loro efficacia pratica poi ho qualche perplessità.
Naturalmente non puntavamo a tanto, anche perché credo che nessuno di noi possa essere così, come dire, efficace, e di solito le motivazioni possono essere anche, come dire, molto semplicemente divertenti, quindi non credo che nessuno di noi possa cambiare con una serata decisioni di vita. Professore, se magari le chiedo magari di articolare, se possibile, come dire, il quadro demografico del perché abbiamo un problema così evidente, nel senso che è ovvio che leggendo il libro si dà per scontato, però insomma, magari focalizzandoci su alcuni dati, su alcuni aspetti emblematici, così magari poi entriamo direttamente nella discussione. E proprio oggi, dicevamo, l'Istat ha dato notizia che le nascite in Italia si sono ridotte a 400.000 o poco più, o pochissimo più. Ora, noi abbiamo, per fare un esempio, un sistema scolastico che è stato dimensionato negli anni passati sulle leve di alunni che entravano nella scuola. Queste leve fino a qualche tempo fa erano di 1 milione di bambini l'anno. Adesso sappiamo che queste leve sono di 400.000 bambini. Ora, la scuola che è stata disegnata e strutturata per fronteggiare una richiesta di 1 milione di bambini l'anno deve contrarsi a fisarmonica per ospitare soltanto, fra virgolette, 400.000 bambini. E questo è uno dei primi e non piccolo dei problemi. L'altro problema, lo accennava lei stesso, è che il nostro sistema pensionistico è un sistema a ripartizione, nel senso che le spese per la sanità anche e per il pensionamento sono sostenute da coloro che lavorano. Ora, se aumenta drasticamente il numero di coloro che restano in vita, della qualcosa non posso che compiacermi e me ne giovo io stesso. Se aumenta, dicevo, drasticamente il numero di coloro che restano in vita, ma non è adeguato, non è adeguato il numero di coloro che lavorano, e salta tutto il sistema sociale, evidente. Ora, l'Europa in generale, e l'Italia in particolare, si trovano in questa situazione di avere una popolazione anziana e vecchia fortemente crescente, dovuta anche all'alta natalità del passato e alla sempre maggiore durata della vita. Noi ci troviamo, dicevo, con una popolazione anziana e vecchia fortemente crescente e una popolazione che lavora relativamente ridotta, e in prospettiva lo è molto di più. Ora, come fare a rialzare un po' la fecondità? Ma lo trovo molto difficile. Nella storia si ritrovano molti e positivi esempi di governi che hanno ridotto la fecondità delle coppie e della popolazione, e non si trova quasi nessun esempio di governi che sono riusciti a rialzare la fecondità. Questo credo che sia uno dei punti fondamentali, e si sa mai che invece l'Odi liberale compie il miracolo, e quindi questa sera verrà concepito un bambino per senso di responsabilità. Questo renderebbe tutti noi felici. Marco, prego, Marco Valerio Lopete, appunto, giornalista del TG1, liberale doc, coautore del libro, quindi magari l'intervento
Anch'io intanto ringrazio Lorenzo Maggi, Lodi Liberale, il professor Golini e il professor Piombini per aver partecipato e sembra appunto, come diceva il professor Golini, che l'abbiamo fatto apposta, ma oggi è uscito questo dato da record, anzi Lorenzo sicuramente l'ha fatto apposta, non è che sembra, e è uscito questo dato record dell'Istat. La cosa interessante è un dato essenzialmente il dato record è quello sulle nascite, come diceva il professore, 420.000 nascite nel 2019, numero mai così basso dall'Unità d'Italia, dice il bollettino dell'Istat. E poi, altro dato associato, dal 2015 l'Italia perde costantemente popolazione pur considerando l'afflusso di immigrati. Quindi dal 2015 la popolazione italiana residente diminuisce, cittadini e residenti. Caso unico in Europa, nel senso che il calo complessivo, pur considerando il flusso degli immigrati, è ancora un caso praticamente unico tra i grandi paesi dell'Europa continentale. Un pochino la Germania si è avvicinata in una fase. Perché è importante? Allora, quando è uscito questo dato, mi ha contattato un collega del Times di Londra che voleva un po' commentare questo dato. E la cosa che mi è venuta subito spontanea di dire è che solo 2 settimane fa l'Istat, che è guidata da uno dei massimi demografi italiani, che il professor Golini conosce appunto, che è il professor Blangiardo, solo 2 settimane fa aveva prospettato un certo numero, un certo calo di nascite per il 2020. Tempo 2 settimane, il consuntivo sul 2019 è già peggio di quella previsione. Quindi previsioni anche fatte bene sono continuamente, almeno nel caso italiano, come dicevi te Lorenzo, sulle nascite in particolare, quindi sulla bassa natalità, sono continuamente superate in peggio dai dati effettivi. Questo cosa vuol dire? Che per tanto tempo, come succede per esempio sul debito pubblico, si è detto nel lungo termine vedremo gli effetti della bassa natalità. Bene, la notizia è che noi siamo nel lungo termine, perché la crisi demografica, come proviamo a raccontare con il professor Golini e come il professor Golini è stato tra i primi in Italia a rendere pubblico, e questo lo spiega bene nel libro, già alla fine degli anni 70, già negli anni 70. L'Italia pone le basi non tanto del problema diventeremo meno, diventeremo di più, ma di un problema di squilibri demografici. Squilibri demografici che oggi appunto vediamo in pieno, perché poi ci sono anche dei dati positivi, il professore l'ha detto, lo devo ripetere, il record dell'invecchiamento è un record tutto positivo perché sono anni conquistati di vita attiva, lavorativa, ma anche intellettuale, anche solo per gli affetti, e quindi questo è sicuramente un dato positivo di cui l'Italia come comunità, come società, può essere orgogliosa. Il problema dell'Italia sono questi profondi squilibri, quindi bassissima natalità, intenso invecchiamento. Lorenzo si chiedeva all'inizio se questo tema interessa l'uomo della squadra, della strada, l'uomo comune. Io penso di sì, per tanti motivi, Lorenzo, che hai già citato tu, la sostenibilità del sistema pensionistico. Prima sembrava un problema accademico, adesso è un problema sotto gli occhi di tutti. E ovviamente la sostenibilità del sistema pensionistico dipende anche da quante persone lavorano e da quante persone ricevono banalmente poi la pensione. La capacità di crescita dell'economia è fondamentalmente influenzata dalla demografia, perché nel libro Italiani poca gente, con il professor Golini calcoliamo anche solo negli ultimi 20 anni la forza lavoro giovane, gli under 35, diciamo, se li vogliamo considerare giovani, che sono venuti meno perché nel frattempo sono invecchiati, per fortuna loro, ma non sono stati sostituiti da nuovi giovani, e parliamo di milioni di lavoratori di tutti i tipi che sono venuti meno. E ci sono tanti studi, per esempio, che dicono che tendenzialmente le persone giovani sono anche quelle più imprenditoriali e più creative, quindi perdere una fascia di popolazione intanto importante in termini assoluti, in più una fascia di popolazione che è tendenzialmente più aggiornata, magari più formata sulle ultime tecnologie, eccetera, è una perdita secca per la società che è anche difficile quantificare, ma sicuramente c'è. E poi sono contento che se ne parli a Lodi Liberale. Secondo me si pone anche un problema di libertà nella questione demografica. Perché, provo a dirlo, un'idea che mi sono fatto grazie alle chiacchierate con il professor Golini, che giustamente prima metteva in guardia dai tentativi autoritari di
di manipolare la popolazione secondo le volontà o i desiderata di uno Stato o di un apparato statale. Questo è un problema di libertà. C'è anche un problema che in Italia si pone in maniera, secondo me, diversa, ma che si pone, e con cui i liberali, devo dire, veramente ringrazio Lorenzo, perché non sono tanti i liberali a cui piace quantomeno cimentarsi col tema, poi magari dividersi sulle soluzioni. Però se l'Istat, nello stesso rapporto in cui dice che abbiamo un calo drammatico delle nascite, dice anche che secondo gli studi dell'Istat, non il sondaggio di una qualsiasi, ma secondo gli studi e le analisi d'opinione fatte dall'Istat, gli italiani ancora oggi desiderano, almeno a livello di, appunto, desiderio, avere due figli in media per donna, per coppia, diciamo, e questi due figli non ci sono nella realtà. La stessa Istat parla appunto di una, com'è che lo definisce, dice proprio, dedica nell'ultimo rapporto annuale, parla di questo gap tra il numero di figli desiderato e il numero di figli reale, e dice, per esempio, cito qui, il 46% degli italiani desidera avere due figli, il 21,9% tre o più, il 5,5% desidera averne almeno uno. Ora, ovviamente, i sondaggi sappiamo che tra il dire e il fare, insomma, però questo pone un problema di libertà. Cos'è che impedisce? Non c'è ovviamente una legge che impedisce a qualcuno di fare un figlio in più o un figlio in meno in Italia. Ci sono però delle condizioni su cui forse dei liberali dovrebbero, secondo me, interrogarsi, che riguardano per esempio la condizione delle donne lavoratrici, per esempio la condizione dei giovani, per esempio la tassazione dei giovani. Sono tutti problemi, per esempio l'accessibilità al mondo del lavoro, la mobilità sociale, sono tutti problemi che i liberali non possono fare a meno di considerare nel momento in cui vanno a impattare su una libertà fondamentale, che è quella di decidere, in piena totale libertà, qua non lo dobbiamo nemmeno ripetere, se fare un figlio in meno o un figlio in più. Su questo penso che, ecco, sono contento veramente che dei liberali si confrontino, immagino ci siano soluzioni diverse, ipotesi diverse, ma veramente penso che soprattutto in Italia, con la situazione fiscale, economica e di diritti che abbiamo, sia sempre più da porre come questione di libertà anche la libertà di fare un figlio o farne un figlio o fare un figlio in più. E infine, volevo dire una cosa: prima è stato detto sia dal professor Golini che da Lorenzo, il legame, la demografia abito anche un po' a pensare nel medio-lungo termine. Siamo in una società in cui ovviamente il breve termine è molto importante, non è detto che sia un male, però in alcuni casi lo vediamo, penso di nuovo al debito pubblico, a come è stata, insomma, sono gestite le finanze pubbliche italiane. In Italia abbiamo un problema non solo di classe dirigente, ma questo anche di cittadini, nel ragionare in maniera tale da considerare anche il medio e il lungo termine. La demografia sicuramente, innanzitutto come disciplina, io non sono un demografo, ma ho potuto fare una sorta di master gratis grazie alle chiacchiere con il professore e all'intera lunga intervista che abbiamo fatto. Sicuramente la demografia impone a chi la studia, anche a chi semplicemente ci si approccia come me e come voi, impone di pensare in termini di generazioni, e questo è sicuramente un fatto importante, e sicuramente un fatto che sarebbe bene entrasse nelle logiche decisionali di tutta la classe dirigente italiana. Una cosa che manca: ragionare in termini di generazioni sarebbe più rispettoso per gli italiani che ci saranno poi in futuro, e sarebbe in fondo più rispettoso anche per più rispettoso e più giusto e anche più efficace, secondo me, per gli italiani di oggi. E direi che per ora, ecco, questo è un po' quello che volevo dire. Quello che secondo me, e qua faccio una cosa, un ultimo accenno promozionale sul libro, l'originalità del racconto del professor Golini è associare una parte di statistica abbastanza basica e accessibile, spero, di descrizione, una parte analitica, a un racconto storico di come il dibattito demografico e le idee, per esempio, del professor Golini, che però non vedo più in video, le idee del professor Golini sono state accolte nel tempo o sono state respinte nel tempo, perché questo è stato un problema che, come tanti problemi italiani, fino al momento in cui poi c'è esploso in faccia con le pensioni, con il problema della cura degli anziani, eccetera, è un problema di cui si è discusso fin troppo poco.
Grazie Marco. Vedo professore, ecco esatto perché si vede magari un po' male. Guglielmo, a te. E grazie, finalmente ci è voluto il lockdown per riuscire ad averti finalmente alla libera. Grazie, vorrei ringraziare innanzitutto per avermi invitato a parlare di un tema che mi appassiona sempre. Sono anche un estimatore dei due autori del libro. Leggo sempre con piacere gli articoli di Marco Valerio Loprece sul Foglio, su altri giornali. E il professor Golini lo seguo i suoi studi da molti anni. Anzi, tra l'altro, mi è capitata una cosa singolare. Rovistando in questi giorni tra le mie carte, ho trovato un'intervista che avevo ritagliato da un quotidiano di 20 anni fa del professor Golini. Questa qui, che dice Golini, la ricerca del bimbo perduto, è del 2000, in cui denunciava gli stessi problemi di oggi, ma già si preoccupava 20 anni fa, figuriamoci oggi che abbiamo raggiunto il minimo storico delle nascite. Ho apprezzato molto il libro perché è uno dei pochi in circolazione che mette in luce i problemi derivanti della denatalità invece che agitare lo spauracchio della sovrappopolazione. Infatti io approfondendo le teorie economiche della scuola austriaca, dell'ecologia di mercato, gli studi di Julian Simon che tu Lorenzo hai citato all'inizio, ma anche lo studio della storia, mi sono sempre più portato su posizioni radicalmente antimalthusiane. Secondo me il problema della sovrappopolazione non esiste, non è mai esistito. Credo anzi che la crescita della popolazione sia sempre un fatto benefico in ogni circostanza. E quindi in questo mio intervento vorrei sostenere una posizione che definirei di natalismo libertario. Te mi hai definito libertario all'inizio, quindi un natalismo liberale e libertario diverso da un certo natalismo statalista e conservatore di cui siamo più a conoscenza. Ci sono infatti, secondo me, tantissimi argomenti a favore di una posizione natalista, sia storici, sia economici, sia ecologici, sia psicologici. Da un punto di vista storico, come anche ricorda il libro, ci sono tantissimi esempi che dimostrano che l'aumento della popolazione è sempre accompagnato all'esplosione economica e anche culturale, mentre il declino della popolazione si è sempre accompagnato è sempre stato un segnale di decadenza della civiltà. Tutta la parabola dell'impero romano è lì a dimostrarlo. Oppure anche la ripresa economica e demografica nel Medioevo, dopo l'anno 1000. Oppure pensiamo anche al periodo dopo la rivoluzione industriale, dalla fine del Settecento fino al 1914, l'epoca liberale classico in cui l'Occidente raggiunse l'apogeo della supremazia mondiale. Ecco, questo fu un periodo di esplosione della popolazione, accompagnata un'esplosione anche della produttività. Ma lo stesso è avvenuto anche nei decenni che seguiti al secondo dopoguerra, in cui si verificò in Italia e in tutti gli altri paesi occidentali un boom demografico associato a un boom economico. Ma anche il raddoppio della popolazione mondiale dal 1960 a oggi ha comportato un miglioramento delle condizioni di vita in tutto il mondo, come dimostrano le statistiche ufficiali. Quindi, malgrado tutti questi esempi storici, tuttavia le posizioni malthusiane che vedono la sovrappopolazione come una minaccia per il nostro benessere a causa dell'esaurimento delle risorse, continuano però a fare presa sull'opinione pubblica, perché si basano su una logica molto semplice. È chiaro che se aumentiamo di numero le risorse della terra a disposizione di ciascuno di noi si riducono. Tuttavia questa tesi apparentemente così plausibile si basa, come ha dimostrato Julian Simon, su una concezione errata
dell'idea di risorsa. La risorsa, una risorsa non è tale per le sue caratteristiche materiali e fisiche, ma perché, come spiega la storia austriaca, puntando sul carattere soggettivo del valore, ma perché soddisfa un bisogno dell'uomo. Quindi le risorse, potremmo dire, le risorse naturali non esistono in natura, esistono solo nella mente dell'uomo. Tutte le risorse naturali che usiamo oggi non lo erano un tempo. Ad esempio il ferro non era una risorsa naturale prima dell'età del ferro. Il carbone non lo era prima della rivoluzione industriale. Il petrolio fino alla metà dell'Ottocento non era una risorsa, anzi era una passività, era considerata, perché andava a inquinare i terreni agricoli in cui sgorgava. Tante altre risorse naturali, come l'alluminio, il silicio, eccetera, sono diventate tali solo di recente, nel ventesimo secolo. Quindi gli esempi potrebbero continuare con tutte le risorse che utilizziamo oggi. Tutte le risorse non lo erano in passato e probabilmente le risorse che useremo in futuro non sono tali oggi. Quindi la natura fornisce una sorta di deposito inesauribile di risorse naturali, perché tutto si trasforma, nulla si distrugge del tutto. Però da questo enorme, infinito quasi deposito, l'uomo, grazie al proprio ingegno, trae le risorse naturali che gli servono per soddisfare i propri bisogni. Quindi, come diceva Simon, esiste una vera unica risorsa, il cervello umano, capace di moltiplicare all'infinito tutte le altre risorse. Quindi più siamo, più cervelli ci sono, più ci sono idee, più ci sono conoscenze, più ci sono scambi, più c'è divisione del lavoro, più c'è specializzazione. Ecco, questo è un argomento economico, sottolineato ad esempio anche dall'economista di scuola austriaca Jesus Huerta de Soto, per cui non è un caso che l'aumento della popolazione sia sempre associato all'aumento della popolazione. C'è una causa diretta, una causa-effetto. È proprio l'aumento della popolazione che, aumentando la portata della divisione del lavoro e della specializzazione, è il motore, la condizione principale per lo sviluppo economico. Qui basterebbe fare un esperimento mentale. Proviamo a immaginare se sulla Terra, a causa di un'epidemia, restassero solo in vita un centinaio, un migliaio di persone. Ecco, se anche queste persone fossero gli scienziati, i tecnici che possedessero le maggiori conoscenze di cui dispone l'umanità, tuttavia il loro tenore di vita non potrebbe mai superare quello della mera sussistenza, perché sono così ridotti di numero che non è possibile un'ampia divisione del lavoro. Non ci possono essere specialisti su quell'isola, chirurghi, ingegneri, eccetera, ma solo agricoltori, allevatori, cacciatori, pescatori. Per questo Hayek diceva che possiamo o essere numerosi, ricchi e civilizzati, oppure pochi di numero, primitivi e poveri. Sono queste le due uniche alternative, non esiste una terza alternativa. Il natalismo, poi, anche una posizione natalista, anche degli benefica dal punto di vista psicologico, secondo me. Julian Simon racconta, che Julian Simon vinse una clamorosa scommessa, io ho chiamato la scommessa del secolo in un saggio che ho pubblicato su questo libro di Rubettino, Idee di libertà, qui racconto in dettaglio come è andata questa scommessa contro l'ecologista catastrofista Paul Ehrlich, che nel 68 era diventato una star, pubblicando il libro La bomba della sovrappopolazione, in cui prefigurava per gli anni 70, a causa della sovrappopolazione, delle carestie che avrebbero fatto centinaia di milioni di morti. Julian Simon lo sfidò a scommettere sulle sue profezie. Scommettiamo, che gli disse, scegli te, gli diede anche il vantaggio, scegli te le materie prime che vuoi, scommettiamo che tra 10 anni saranno calate di prezzo a dimostrazione del fatto che sono diventate più abbondanti e non più scarse. Ehrlich accettò la scommessa nel 1980 e 10 anni dopo andarono a verificare le cose e Julian Simon aveva stravinto, perché effettivamente, pur essendo aumentata di molto la popolazione mondiale,
le cinque risorse che aveva scelto Ehrlich erano dei metalli legati soprattutto all'utilizzo industriale, il nickel, lo stagno, il tungsteno, eccetera, erano calati enormemente di prezzo, ma nello stesso periodo era calato anche il prezzo del petrolio, del cibo, di tantissime altre risorse, a dimostrazione del fatto che l'aumento della popolazione aveva anche aumentato la quantità delle risorse disponibili. Quindi una grande vittoria dell'ottimismo liberale contro il pessimismo ambientalista. Ma dicevo, Julian Simon racconta che lui si sveglia, all'inizio anche lui seguiva le idee prevalenti sul pericolo della sovrappopolazione e si risvegliò dal suo sonno dogmatico mentre stava ascoltando una predica in cui si commemoravano i morti della battaglia di Iwo Jima e il predicatore disse: pensate quante grandi cose avrebbero potuto fare questi giovani morti così prematuramente. A quel punto Julian Simon ebbe come un'illuminazione, disse: ma sono diventato pazzo, ma per quale motivo mi devo battere per il calo delle nascite quando ogni persona nuova che viene al mondo potrebbe essere un nuovo Einstein, un nuovo Michelangelo, un nuovo Galileo o semplicemente anche una persona amata dalla sua famiglia, amata dalla sua comunità o una persona che ama la vita. Questo lo spinse a dedicarsi allo studio dei benefici effetti dell'aumento della popolazione. E tra l'altro questi suoi studi lo riempirono di entusiasmo verso la vita, di amore, di benevolenza verso il prossimo, lo guarirono da una grave depressione che lo tormentava da molti anni. Effettivamente, infatti, se ci pensiamo, le posizioni catastrofiste, malthusiane, riempiono la mente di pensieri negativi, paura, angoscia, anche disprezzo per il prossimo, cioè vedere gli altri come delle inutili bocche da sfamare, da sopprimere, eccetera. Invece, la posizione natalista, al contrario, riempie la mente di pensieri ottimisti, di speranza, di fiducia nel futuro, vede il prossimo come una preziosissima risorsa per tutta l'umanità. Ogni persona, diceva Julian Simon, ha in sé una specie di luce divina, una creatività che per noi è utile. Ecco, dicevo, quindi la mia posizione quindi natalista, però diversa dal natalismo tradizionale, statalista, che viene tra l'altro criticato nel libro, come ha ricordato prima Valerio Loprete. Innanzitutto, come ricordava il professor Golini, le possibilità che un governo sacrifichi il consenso immediato per benefici di lungo periodo, come sono quelli della natalità, è assolutamente improbabile. Oggi vediamo che i nostri politici fanno a gara chi chiede più deficit, basti pensare, non so, alla sciagurata decisione di quota 100, prepensionamenti nel più alto tasso di invecchiamento e spesa pensionistica più alta al mondo. Questo dimostra che nessun governo prenderà mai decisioni di questo tipo, quindi non dobbiamo aspettarci nulla dalla politica. Ma anche se un governo decidesse di fare qualcosa per la natalità, c'è sempre il rischio del costruttivismo, come si dice nel libro, cioè che queste riforme, questa credenza di poter manipolare dall'alto la società, finisce sempre col produrre degli effetti indesiderati, non previsti, anche controproducenti. Ad esempio, chiedere dei sussidi per la natalità, chiedere dei sussidi per gli asili nido, chiedere delle nuove norme burocratiche che facilitano il lavoro e la gestione dei figli, finisce poi per aumentare la spesa pubblica, ingessare ancora di più il mercato del lavoro con nuove norme burocratiche. Questo magari alla fine potrebbe andare a colpire, quindi a togliere opportunità alle giovani coppie che hanno meno possibilità di trovare lavoro o di trovare salari più elevati, quindi effetti controproducenti. Quindi quale potrebbe essere una posizione di natalismo libertario? Quella di affidarsi alla scelta, alla libertà individuale. Ognuno, secondo me, deve essere libero di gestire, di scegliere, di fare le proprie scelte di vita. Chi non ha la vocazione per i figli è giusto che non ne faccia.
Però nello stesso tempo, da natalista libertario, vorrei dare un consiglio ai giovani: quando prendono delle decisioni se fare o no un figlio, di guardare anche non solo all'immediato, non solo nei primi anni, i primi 10 anni, ma anche a guardare secondo un lunghissimo orizzonte temporale, che cioè guardare all'intero arco della propria vita. Certo, se si guarda ai primi anni, allora la decisione di avere un figlio può essere scoraggiante per i giovani, perché il cambiamento di vita effettivamente è drastico. Si può temere di non avere le risorse, il tempo sufficienti per educare, per allevare uno o due figli. Però c'è un film che tra l'altro è uscito l'anno scorso, che si chiama proprio Figli, con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, che non mi è piaciuto per niente, proprio perché tutto focalizzato sui problemi che la nascita di un figlio dà nei primi anni della sua vita. Però, andando avanti... Con un accenno, se non è stato male, negativo nei confronti del capitalismo. Era proprio nei primi 5 minuti del film. Cioè, sì. Il problema è il capitalismo. È vero, è vero. Giusto. Però, andando avanti, col passare degli anni, più i figli crescono, più gli impegni giornalieri si abbassano e più il piacere di averli aumenta sempre di più. Già un figlio che parla, che cammina, che si muove, dà più soddisfazione di un neonato che piange e dorme. Ma quando diventano adolescenti, addirittura i genitori si dispiacciono perché scoprono di desiderare più tempo, di avere più tempo per stare con i figli. Quando poi si diventa nonni, allora a quel punto addirittura più nipoti ci sono, meglio è. Quindi diciamo, il numero dei figli desiderati varia col variare dell'età. A 20 anni si pensa che 0 sia il numero di figli più adatto. A 30 anni si pensa che vabbè, 1 va bene, ma è già abbastanza. A 40 anni si pensa, 2 è il numero adatto. A 50 anni si inizia a pensare, se ne avessi fatti 3 sarebbe stato meglio. Poi quando si arriva a 60, 70, 80 anni, invece si dice, se avessi avuto più figli e più nipoti, come sarei più felice? Quindi io consiglio ai giovani di guardare, di bilanciare gli svantaggi, i sacrifici del breve periodo della decisione di avere un figlio, con i benefici che si avranno poi in futuro. Ma infatti, come era stato accennato anche prima, non esistono praticamente persone che hanno rimorsi. Certo. Nessuno dice, nessun genitore dice mai, sarebbe meglio se non avessi mai avuto figli, se mio figlio non fosse mai nato. Al contrario, esistono tantissime persone che hanno dei rimpianti per non aver fatto più figli. È stato fatto un sondaggio negli Stati Uniti qualche tempo fa a persone con più di 40 anni e 2/3 di loro dicevano che col senno di poi avrebbero fatto più figli di quelli che effettivamente hanno fatto, almeno uno se non 2 in più. Ecco quindi che una persona razionale, una persona previdente, dovrebbe prendere le proprie decisioni di vita tenendo conto di decisioni lungo un lungo orizzonte temporale. E questo del resto, che la visione di lungo periodo è ciò che innesca lo sviluppo di una civiltà. Quindi non c'è dubbio che gli italiani, gli occidentali, che negli anni 50 e 60 hanno generato il boom demografico, avessero una visione di più lungo periodo rispetto alle generazioni successive, quelle dei sessantottini, eccetera. E quindi dobbiamo chiederci, ma perché si è verificato questo cambiamento culturale? Ci sono delle spiegazioni sociologiche, indicate anche nel libro, danno ad esempio colpa al narcisismo di massa, all'egoismo, al consumismo, all'individualismo sfrenato. Ma secondo me non c'entrano esattamente queste spiegazioni il problema. Bisogna chiederci perché c'è stato questo cambiamento di mentalità, e secondo me la causa principale si deve a ragioni politiche istituzionali. Cioè, dalla fine degli anni 60 in poi si sono applicate
tutta una serie di politiche che sistematicamente distruggevano il futuro a vantaggio del presente. Alcune sono proprio indicate nel libro, ad esempio il più eclatante è il debito pubblico. Nel libro si sottolinea i due debiti gemelli, quello demografico e quello, il debito pubblico, sono sempre cresciuti costantemente. Ma poi anche lo stesso ampliamento del welfare state, lo Stato sociale, si è sostituito alle funzioni che un tempo venivano svolte dalla famiglia, quindi rendendole meno utili. Ma anche i sistemi pensionistici a ripartizione, di cui si è detto prima, incentivano la denatalità. Perché? Questo è stato sottolineato anche dal premio Nobel Gary Becker. Cioè, mentre un tempo tutte le risorse risparmiate rimanevano entro il gruppo familiare, quando non esistevano i sistemi pensionistici pubblici, adesso invece le coppie che non fanno figli risparmiano consistenti spese per il loro allevamento e tanto in vecchiaia saranno poi mantenute dai figli, delle sempre meno numerose, figli delle altre coppie. E in quell'intervista che ho detto prima del professor Golini, lo spiegava benissimo già 20 anni fa. Diceva il professor Golini, vorrei leggere questo passaggio che mi ha colpito. Chi non ha figli ha un tenore di vita più alto, risparmia di più, si può permettere la previdenza integrativa, la casa più grande, e poi quando va in pensione sarà mantenuto dai versamenti dei figli della coppia che invece si è sacrificata tutta la vita, non ha risparmiato, ho viaggiato, non è riuscito a comprarsi la bella casa e ha avuto minori possibilità di carriera proprio perché ha dovuto allevare i figli. E infine un altro elemento che ha accorciato l'orizzonte temporale degli italiani e degli occidentali è stato anche un altro meccanismo economico, l'inflazionismo, l'inflazione, la moneta, la valuta fiat, cioè la valuta inflazionata stampata senza limiti da una banca centrale. Fino al 71 vigeva ancora il gold standard, anche se un po' versione un po' anacquata. Con la decisione di Nixon del 71 in poi viviamo in un sistema di valute fiat che sono per loro natura inflazionistica. Quindi in un sistema di valute di questo tipo risparmiare per il futuro diventa, quindi avere anche tutta una serie di atteggiamenti previdenti verso il futuro, risparmiare, diventa meno conveniente perché la valuta statale è destinata, a differenza della sana valuta aurea che c'era un tempo, è destinata a perdere valore col tempo. Quindi se vogliamo, per concludere, trovare un nome, un responsabile di questo rischio di estinzione dell'Italia, ma anche dell'Occidente intero, perché sono andato a vedere i dati sulla popolazione più completi che esistono a livello storico, sono forse quelli del professor Angus Madison. Nel 1913 la popolazione di origine, la popolazione europea era più di un terzo di quella mondiale. Nel 1960, dopo due catastrofiche guerre mondiali, era scesa a un quarto. E adesso, se continua di questo passo, nel 2050 non sarà neanche un decimo della popolazione, la popolazione bianca di origine europea occidentale rispetto a quella mondiale. Quindi, con una popolazione così ridotta di numero e così invecchiata, è impossibile che potrà continuare quella straordinaria creatività culturale, scientifica e economica che ha caratterizzato l'Occidente nei secoli passati. Quindi, dicevo, chi è responsabile di tutto questo? Se proprio vogliamo trovare un nome, chi è che ha favorito una mentalità economica, che ha favorito politiche sistematicamente a favore del corto periodo contro il lungo periodo? Keynes, John Maynard Keynes. Infatti la sua citazione più famosa è: chi se ne importa del lungo periodo, tanto siamo tutti morti. Infatti Keynes, così, anche nella vita, lui era un libertino edonista che non si è mai interessato, non ha mai avuto interesse per il lungo periodo, non ha mai compreso, ad esempio, l'importanza del risparmio e dell'investimento del capitale nella crescita economica. Lui detestava
l'Inghilterra vittoriana, che invece era una società basata su una forte moralità, su forti legami familiari, su un'ampia natalità, detestava questo tipo di società, la vedeva come repressiva, voleva distruggerla, faceva parte di una generazione che vedeva la società vittoriana precedente come repressiva ed era da distruggere. Le sue idee hanno trionfato e quindi questo ci ha portato anche, secondo me, al declino non solo economico ma anche demografico dell'Occidente. Ecco, ho finito il mio intervento, grazie. Direi che la fine è straordinaria, perché anche in questo caso è tutta colpa di Keynes, diciamo che potremmo anche essere soddisfatti solo così. Al netto di questo e di eventuali repliche, credo che Zoom e il lockdown abbiano fatto anche qui un altro miracolo, nel senso che noi abbiamo inseguito per molto tempo un autore a noi caro, che è Giulio Meotti. Siamo riusciti a averlo a Lodi Liberale presentando il suo libro Europa senza ebrei, solo grazie al lockdown, e adesso ce l'abbiamo tra le persone che stanno seguendo la serata. E siccome vuole fare una domanda, direi che la cosa migliore è concedergli la parola. Giulio, a te. Buonasera a tutti, buonasera e complimenti per la discussione, è un piacere essere qui con voi. Allora, volevo chiedere al professor Golini, che stimo molto e che seguo, ovviamente ho scritto insieme a Marco Valerio un libro straordinario. Lei fa il demografo da quanto? Mezzo secolo. Ha analizzato tutti i dati, eccetera, eccetera. Come dire, conosce tutto di questa materia. La cosa che io non riesco a capire è questa. Lei si è posto la domanda... se cosa succederebbe se questo disastro demografico italiano non fosse reversibile? Cioè, lei ha mai considerato lo scenario in cui questa trappola di questa bassa fertilità che va avanti da metà degli anni Ottanta non potesse essere invertita? Che scenario avremmo di fronte nel giro di una generazione, che è insomma un arco di tempo abbastanza pensabile, diciamo, per uno scienziato dei numeri e comunque della demografia? A me interesserebbe questo capire. Come dire, bella domanda. Non c'è dubbio. Aspettate. Prego. Sì, dicevo, bella domanda. È evidente che non si può rispondere semplicemente in pochi minuti. Devo riferire di un episodio curioso. In un convegno molto molto ristretto, posi a lui come a voi adesso, bella domanda, che fece inorridire il suo colonnello che aveva a fianco e che era addetto alla sua persona, e mi fece capire con una occhiataccia che il re poteva aver fatto una bella domanda. E quindi mi presi questa... Vabbè. Che cosa in caso le tendenze si rafforzassero? Credo che la cosa più rilevante sia quella di un afflusso migratorio molto intenso da parte dell'Africa, perché la popolazione africana continuerà a crescere
a riti molto elevati, anche se decrescenti, e quindi ci ritroveremo con flussi migratori abbastanza accentuati. La verità è che noi europei siamo stati anche molto fortunati, perché abbiamo avuto anche nuovi mondi da popolare, e oggi non ci sono più nuovi mondi da popolare, e quindi le popolazioni che crescono con un tasso demografico molto intenso hanno la difficoltà di che fine fare e far fare alla tanta popolazione che cresce. Insomma, io credo che un po' le migrazioni e un po' la presa di coscienza individuale di quelle coppie ridurrà drasticamente quello di un eccesso di crescita. Quello che sarà molto, molto difficile da risolvere è invece il problema demografico di una carenza di crescita come quella che abbiamo noi. Ecco, questa è una delle cose su cui volevo poi magari riflettere con gli altri due relatori, nel senso che mi sembra di cogliere una sorta di ottimismo razionale per quanto riguarda il presunto problema della crescita mondiale, ma un altrettanto pessimismo razionale invece per quanto riguarda l'Occidente in particolare, ma in particolare l'Italia. Ecco, questo magari se ci sono delle note, invece di speranza sarebbe il caso di sottolineare. Io volevo fare un discorso, come dire, in generale, cercando di cogliere gli aspetti, come magari spinto da Marco, liberali in questo libro, in questa serata, in questo tema. Molto semplicemente la demografia potrebbe essere vista appunto come una sorta di scienza arida che guarda ai numeri senza alcun effetto, come una sorta di, come dire, statistica della popolazione simpliciter. Invece, giustamente, come ha detto il professor Golini, in una espressione che ogni liberale sottoscriverebbe in pieno, studia l'effetto collettivo di scelte individuali e quindi cerca di avere anche da questo punto di vista un approccio, se possibile, definire, credo, individualistico, nel senso che non sono aggregati che vanno avanti in maniera, come dire, automatica, ma appunto è una scienza che appunto studia l'effetto collettivo di scelte individuali. Il libro si apre con una citazione di Mandeville. Noi ogni anno dedichiamo la tessera di lode liberale a liberali di cui ricorre l'anniversario di nascita o morte, e quest'anno è il 350° anniversario della nascita di Mandeville. E poi c'è un bellissimo, una bellissima citazione di Hayek nel libro, e quindi dimostra che anche da questo punto di vista, forse, non so se il professor Golini può definirsi liberale, ma sicuramente l'approccio è quello. Io intanto la domanda la volevo fare sia a Marco che a Guglielmo, poi si vuole rispondere anche il professore. Intanto, natalismo libertario non l'avevo mai sentito, ma è un'espressione assolutamente straordinaria e che ti invito a diffondere il più possibile, perché è un segno di ottimismo e di cogliere anche nell'ambito della questione della natalità un aspetto di libertà. Però Guglielmo, io sono d'accordo con te che la soluzione fondamentale è lasciare la libertà di scelta di fare figli, però poi bisogna fare anche i conti con la realtà, per tornare a una nota serata, quindi ricollegandoci a Don Beniamino di Martino, e quindi avere una sorta di realismo libertario. E se è vero, come è vero, perché il rapporto dell'Istat mi sembra che citi questo aspetto, che c'è una discresia, c'è un divario fondamentale tra il desiderio di fare figli e la realtà, per cui i figli poi delle stesse persone che vorrebbero averli non li mettono in pratica, i casi sono due: o mentono quando rispondono alle domande, oppure ci sono delle condizioni strutturali che impediscono che i desideri si trasformino poi in scelte di vita e in effetti concreti. E siccome non stiamo parlando di desideri irrealizzabili, forse c'è da
riflettere su quali sono le cause. Sicuramente, come hai sottolineato tu, nel fatto che nel corso degli anni si sono messi in piedi dei meccanismi statalistici di interventismo che presuppongono fisiologicamente la deresponsabilizzazione individuale e quindi sia nell'aumento del livello di tassazione che per quanto riguarda l'implementazione di welfare state, di quant'altro, per cui è come se ci fosse una sorta di fisiologico affidarsi poi allo Stato con tutto quello che ne consegue. Però forse bisognerebbe capire dove sono i problemi, quindi questo magari sia per Marco che per Guglielmo, se ci sono degli aspetti, delle politiche liberali che possono essere messe in campo. E poi volevo collegarmi a un aspetto che è stato toccato appunto dal professor Golini, ricollegandomi ad Hayek, cioè quello dell'immigrazione. In un passaggio molto, molto bello del libro, che volevo leggervi, il refrain semplicistico sull'immigrazione pecca di un eccessivo costruttivismo. Quest'ultimo è un approccio molto in voga nelle scienze sociali, si fonda sull'idea, come ha scritto Friedrich August von Hayek, sul fatto che l'uomo, dato che ha creato egli stesso le istituzioni della società e della civiltà, deve anche poterle alterare a suo piacimento, in modo che soddisfino i suoi desideri e le sue aspirazioni. Gli eventi sociali, invece, immigrazione inclusa, non sono sempre frutto di piani intenzionali, né nella loro genesi, né nel loro mutamento, né tantomeno nel loro esito. All'opposto, un approccio gradualistico e riformistico, che tenga conto soprattutto delle conseguenze non intenzionali delle azioni intenzionali, è decisamente da prevedere, da preferire. Vale sia per le politiche di immigrazione, delle quali sarebbe improvvido non considerare le conseguenze sociali e culturali, sia in generale per tutte le politiche pubbliche tese a correggere degli scompensi demografici. Le stesse politiche di welfare, solitamente fra le prime che vengono in mente per governare l'evoluzione demografica di un paese, possono avere conseguenze non intenzionali e fortemente controintuitive. Quindi sul fatto della non intenzionalità, questo è un pezzo che ci starebbe benissimo in qualunque testo di scuola austriaca, nel senso che sull'effetto da una parte delle conseguenze appunto non intenzionali di azioni intenzionali, dall'altro di effetti controintuitivi. Io sono sempre stato convinto del fatto che il liberalismo in generale è controintuitivo perché presuppone riflessione, presuppone ponderazione, presuppone non parlare alla pancia, ma appunto cercare di avere un approccio riflessivo alle questioni. Quindi anche dal punto di vista dell'immigrazione è un problema, è un'opportunità, quale è la politica, se esiste una politica dell'immigrazione ottimale dal punto di vista liberale da un lato e dal punto di vista di una eventuale soluzione, integrazione del problema demografico dall'altro. Quindi magari il professore lo lascerei per ultimo e magari comincerei da Marco da questo punto di vista per poi passare a Guglielmo. Sei mutato, Marco, sei mutato. Vi ringrazio per questo primo giro d'opinioni. Sono veramente colpito anch'io dall'intervento di Piombini, di Guglielmo, perché ripeto, la speranza è quella, almeno da quando ho iniziato questa riflessione grazie al professor Golini, è anche quella di confrontarsi. A volte ho notato un po' di freddezza tra i liberali doc del cimentarsi col tema demografico e quindi la tesi, noi Julian Simon lo citiamo nel libro, lo citiamo proprio come chiave ed esempio per spiegare una riflessione sicuramente alternativa a certi eccessi del malthusianesimo e dei adepti di quel modo di pensare, di quell'idea. Quindi mi fa veramente, anche se l'espressione natalista libertario effettivamente è anche molto efficace e sicuramente originale. Sulla parte, devo dire, e mi convince molto, nel senso che tutto l'approccio di lettura della storia, di quella che è stata la storia della demografia recente, della devoluzione demografica in Occidente e soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, dà ragione effettivamente a una visione abbastanza ottimistica. Una cosa che ha sempre detto il professore, appunto, è che tutto sommato il fatto di aver messo più persone in condizione di vivere e di vivere una vita tutto sommato degna non può che essere un successo, non può che essere valutato come un successo della nostra civiltà. Devo dire, sono ancora più scettico invece sulla parte poi delle proposte, nel senso che
Su questo sono convinto che un po' di gradualismo riformistico possa essere utile, nel senso che oggi comunque ci muoviamo in un ambito di politiche, di regimi fiscali, di regole economiche, anche di regole di convivenza sociale che sono di un certo tipo e che immagino possano essere cambiate appunto in maniera graduale e riformistica. Che si ponga un problema di libertà, mi pare anche ovvio, un problema, ripeto, di libertà, per fortuna abbiamo stabilito che c'è una libertà di non fare figli per chi non lo vuole, non sono così convinto che nell'Italia contemporanea, pur se non c'è scritto da nessuna parte che non si debbano fare figli, ci sia una piena libertà di poterli fare proprio per una serie di condizioni che abbiamo costruito noi stessi, che non vengono chissà da dove, sono stati citati esempi, regimi pensionistici, regimi fiscali, eccetera. Allora, per scardinare questa situazione, penso che una qualche politica pubblica, che non vuol dire per forza solo più interventismo, può anche voler dire un intervento e delle priorità di intervento di tipo diverso, che appunto esaltino quelle che Piombini giustamente diceva devono essere le scelte individuali. Certo, un po' lo zampino dello Stato in qualche modo, mi rendo conto, ci dovrà essere, anche solo per abbandonare alcune scelte, alcune politiche pubbliche che invece sono più limitanti della libertà individuale. E quindi sulla parte analitica sono veramente d'accordo, e non solo d'accordo, proprio colpito anche dall'originalità e soprattutto dall'uso, ripeto, dal ricorso alle tesi di Julian Simon, eccetera. Sulla parte propositiva penso che oggi, almeno in Italia, un approccio più gradualistico a tanti temi, Lorenzo ha citato anche quello dell'immigrazione, sarebbe più utile. Non fosse altro perché poi invece approcci troppo radicali, ancora una volta penso a quello che succede sull'immigrazione, tendono a esacerbare a esacerbare i toni di un dibattito e renderlo di fatto impossibile, e poi facendolo preda di posizioni molto ideologiche. Però ovviamente nel libro, come si vede nella parte finale e come il professor Golini non ha smesso di dire anche questa sera, bacchette magiche non ce ne sono. E nel libro, per esempio, nella parte finale si propongono, si illustrano alcune possibili approcci diversi di riforma che possano favorire non solo la natalità, noi quello lo diciamo sempre nel libro, ma in generale una composizione demografica più equilibrata, quindi favorire sì la natalità, ma favorire anche un invecchiamento attivo, perché una cosa non esclude l'altra, e penso che in termini liberali le cose si tengano bene assieme. Favorire una maggiore occupazione femminile, che in molti paesi è associata a una maggiore natalità, e quindi per questo noi elenchiamo, alla fine facciamo un po' una rassegna, una prima rassegna non totalmente esaustiva, di percorsi che sono stati fatti negli stati contemporanei, nelle democrazie contemporanee soprattutto. E ecco, l'Italia potrebbe iniziare a copiare alcune di queste strade, secondo me, sicuramente però avendo bene a mente che tutte queste scelte sono scelte che hanno risultati, comunque se li hanno e se sono anche minuti, perché ammettiamolo, sono comunque risultati molto contenuti perfino negli stati più virtuosi da questo punto di vista, sono scelte che, di cui vediamo gli effetti, cui possiamo vedere gli effetti nel lungo termine. E per questo penso che ancor prima di un consenso sulle singole scelte politiche sia da stabilire in Italia, nel dibattito pubblico, tra anche possibilmente pensatori di matrice liberale, un consenso sul fatto che l'argomento demografia è trattato poco e che sia invece una priorità per tutte le sue ricadute sulla società, sull'economia, sulla psicologia, come diceva Piombini, anche perfino, e quindi se tutti avessimo questa consapevolezza, poi pur dividendoci su alcune soluzioni, sicuramente avremo un dibattito degno e quindi anche una maggiore, immagino, selezione di idee. E su una cosa sono d'accordo con Piombini, questo noi lo diciamo nel libro poi, le politiche pubbliche sono una parte, e chiudo,
dell'impegno per cercare di ristabilire un equilibrio demografico, ma come abbiamo visto, per esempio, come si vede a volte nel campo dell'ecologismo, no? Ci sono tante regole, ma soprattutto di ecologismo si parla talmente tanto, a torto a ragione, che alla fine anche operatori privati, imprese private, un po' per moda, un po' perché ci credono, si adattano e cambiano delle piccole regole, e in tutte le aziende ormai ci sono 25.000 tipi di cassonetto in cui buttare fare la raccolta differenziata. Mi chiedo perché in tante grandi aziende che magari perseguono la raccolta differenziata nelle forme più estreme e radicali non si pensi e non si lavori di più per mettere in condizione i lavoratori, uomini e donne, che hanno dei figli magari, di poter conciliare, non di ottenere chissà cosa che bonus, ma di poter conciliare meglio vita lavorativa e vita privata. Un dibattito che mettesse al centro la demografia anche da parte dei liberali, secondo me creerebbe un po' della pressione necessaria a spingere anche gli operatori privati, gli imprenditori, i lavoratori a concepire forme nuove per facilitare un equilibrio demografico, un maggiore equilibrio demografico. Credo di passare la parola a Guglielmo, che sia fondamentale anche in questo campo il motto in auriano: conoscere per deliberare. Quindi evidentemente questo è un testo da consigliare a chiunque, per poi apprendere, almeno essere consapevoli del problema. Hai ragione Marco, il dibattito su questi temi è difficile, non è immediato, non è facile, perché poi bisogna toccare alcuni temi. Se si tocca l'argomento demografico, fisiologicamente si deve toccare l'argomento pensionistico, e fisiologicamente gli approcci demagogici, se si vuole fare veramente un'operazione di realtà, devono cadere, perché diventa piuttosto difficile affrontare questi temi brandendo quota 100 o altre, mi si permetta, fandonie di questo tipo, che creano problemi apposta che risolverli. Guglielmo? Sì, mi sembra che abbiamo raggiunto un accordo unanime secondo cui un intervento pubblico a favore della natalità non funziona, non è consigliabile. Per due motivi. Primo, perché in un sistema democratico come quello attuale, basato sull'acquisizione immediata del consenso, in cui i politici hanno come orizzonte un orizzonte temporale che non va oltre quello delle prossime elezioni, misure del genere sono estremamente improbabili. E per secondo motivo, perché c'è il pericolo che le riforme fatte a favore della natalità poi producono degli effetti non previsti, contrari e controproducenti. Io ritengo che anche il natalismo conservatore, anche questo, sia inefficace. Il natalismo conservatore è l'effetto di essere moralistico, cioè chiede ai giovani di fare più figli per il bene della società, per il bene della patria, tuona contro il consumismo, l'individualismo, l'egoismo, eccetera. Tuttavia questi sermoni moraleggianti rischiano di produrre una reazione di rigetto, una reazione contraria. Quindi invece il natalismo, mi fa piacere che vi sia piaciuta questa definizione. Il natalismo liberale e libertario deve, secondo me, agire per vie indirette. Cioè, abbiamo detto allora che una delle cause principali di questo cambiamento di mentalità che ha portato ad avere meno figli sono state delle politiche tutte orientate sul breve periodo, quindi debito pubblico, inflazione e espansione dello stato sociale, soprattutto della previdenza pubblica. Ecco allora che una battaglia liberale che combatta contro questi tre aspetti, che supponiamo che i liberali riescano a riportare il debito pubblico, le politiche monetarie, perché adesso le politiche monetarie sia della Banca Centrale Europea sia della Fed sono ultra espansionistiche, mentre nel 60 ricordiamo che la lira vinse l'Oscar della moneta più solida e stabile. Quindi una battaglia liberale contro il debito pubblico, le politiche monetarie espansionistiche e contro la riforma della privatizzazione del sistema pensionistico, che quindi riporti più o meno l'Italia, anche gli altri paesi dell'Occidente, nelle situazioni politico-economiche in cui si trovavano negli anni 50 e 60, automaticamente, senza bisogno di farlo direttamente,
genererebbe un cambiamento culturale che spingerebbe le giovani coppie ad avere più figli, proprio come facevano in quei decenni, negli anni 50 e 60. Quindi credo che un approccio liberale deve essere un approccio adatto alla complessità della questione, quindi non diretto come sono i tipici approcci interventisti dello Stato, ma un approccio indiretto che tenga conto di anche degli effetti indiretti non previsti della situazione complessa e soprattutto che delle scelte individuali. Questo è il mio pensiero. Professore, se vuole aggiungere qualcosa. Sì, direi che è stato un dibattito lungo che forse possiamo chiudere. Mi piacerebbe molto che nel dibattito pubblico, che nel movimento di idee, si ridesse valore sociale, valore collettivo alla nascita di un bambino. Oggi la nascita è vista solo come bene individuale della coppia. Bisognerebbe ridare assolutamente anche un valore collettivo al bene nascita. Sì, io volevo fare una riflessione, bene o male, provo, professore, non andremo ancora lunghi, anzi, però è vero, Guglielmo, però c'è un problema, nel senso che la privatizzazione del sistema pensionistico, che è auspicabile da parte di ogni liberale, produce come effetto fisiologico l'aumento del debito pubblico, perché è normale per il passaggio eventuale da un sistema all'altro, e questo creerebbe un peggioramento di uno dei problemi già esistenti. Però sono assolutamente d'accordo che l'approccio liberale dovrebbe essere quello di liberalizzare, restringere il perimetro dello Stato per poter poi dare anche una prospettiva di lungo periodo, non solo esistenziale, ma appunto quella di dal punto di vista fiscale, perché è fisiologico che se tu hai tutta una serie di vincoli nel mercato del lavoro, vincoli contributi pensionistici elevatissimi, di tassazione elevata, beh, diventa anche difficile ipotizzare di fare un figlio che comporta necessariamente delle spese, quindi è ovvio che è una scelta che viene scartata a priori. E quindi però forse interventi puntuali anche in questo caso a favore di chi compie questa scelta potrebbero essere presi in considerazione. Io volevo solo per chiudere una riflessione, però principalmente magari di Guglielmo e Marco, dal punto di vista dell'immigrazione, perché non credo che sia stata toccata adeguatamente come tema connesso al problema demografico. Quindi volevo capire se dal punto di vista vostro, fattuale e anche se volete ideologico-liberale, l'immigrazione è principalmente o può essere un problema o una soluzione, perché credo che ogni liberale dovrebbe rifuggire dai due estremi opposti che sono quelli prevalenti in questo paese, l'approccio per cui l'immigrazione di per sé è un problema a prescindere perché vengono a rubarci il lavoro eccetera eccetera, che è, quindi, sbagliata nei fatti, sbagliata ideologicamente, perché come ricordava Guglielmo, questa è frutto di una visione per cui si vede l'economia come una torta, e quindi se c'è qualcuno che viene nel nostro paese fisiologicamente sottrae una fetta di torta agli altri, e questa è una visione assolutamente statica dell'economia, falsa nei fatti, e mentre l'economia sostanzialmente si basa sull'immissione o meno, passatemi l'espressione, di lievito, e quindi la torta può ampliarsi o ridursi anche in questo caso a seconda delle politiche pubbliche, del clima del paese che è imperante. Ed è altrettanto sbagliato l'approccio opposto, per cui noi dovremmo aprire un'immigrazione incontrollata, prioristica, perché dovrebbe essere quasi un dovere del paese, se non di ognuno di noi, quello di aiutare i poveri del mondo che vengono a cercare un'opportunità di vita nel nostro paese. Ma appunto dovrebbe esserci un approccio, come dire, razionale anche all'aspetto dell'immigrazione. Quindi un breve cenno da questo punto di vista e poi, professore, chiudiamo la nostra serata. Quindi l'immigrazione è collegata, è qualcosa di
problema o opportunità e come. Marco, poi Guglielmo e poi chiudiamo. Ma io, se posso dire una cosa su questo, mi ispiro alle riflessioni anche su questo del professor Golini, che secondo me nel libro Italiani poca gente pone un tema sull'immigrazione che è sempre troppo spesso, anzi, dimenticato. Anche l'immigrazione è una questione di libertà personale, innanzitutto per chi, non innanzitutto, ma anche per chi emigra. E un approccio, come dicevi tu, Lorenzo, ideologico all'immigrazione e all'accoglienza non considera che l'immigrazione deve essere quantomeno il più possibile una libera scelta. Quando è una non è una libera scelta, occorrerebbe che stati democratici, stati che hanno un certo peso anche a livello internazionale, si battano innanzitutto perché delle condizioni di libera scelta siano stabilite innanzitutto nei luoghi di origine, o quantomeno si vada in quella direzione. Pensare di risolvere i problemi di un continente, pensiamo al continente africano, semplicemente accogliendo la popolazione del continente africano, non penso che sia nemmeno da un punto di vista etico, direi, corretto. Quindi sicuramente un atteggiamento proattivo, penso, dell'Unione Europea, ma penso anche di stati di medie potenze come l'Italia, sarebbe quello di, in alcuni luoghi, in alcuni paesi cui si è più storicamente legati, cercare di costituire delle condizioni di possibile sviluppo e poi anche di possibile emigrazione, se nel caso. E quindi un approccio sicuramente che consideri la libertà a tutti i livelli, non solo la libertà nostra di aprire o chiudere i confini, ma anche la libertà o meno di emigrare. E poi sulla questione demografica, l'impatto sulla questione demografica, ovviamente l'immigrazione ha avuto in Italia, penso agli ultimi 20 anni, anche 25 anni, un effetto di riequilibrio di alcuni squilibri demografici, con l'afflusso di persone tendenzialmente più giovani e che almeno in una prima fase tendenzialmente fanno un numero maggiore di figli, ma nemmeno un afflusso pur importante di immigrati è bastato per riequilibrare i profondi squilibri della popolazione italiana. Una risposta allora potrebbe essere: servono più immigrati ancora. Questo ovviamente è un'opzione legittima, più qualcuno lo può proporre. Diciamo che c'è anche una questione di tenuta, come diciamo, la demografia non è solo aritmetica, immigrazione vuol dire anche integrazione, necessità di integrazione, e ci sono livelli numerici che a volte possono, in alcune fasi politiche, in alcune fasi soprattutto economiche, impedire un corretto processo di integrazione. Non si può pensare non stiamo facendo un compito di aritmetica, gestire flussi migratori ha delle conseguenze intenzionali e delle conseguenze non intenzionali, di cui pure dobbiamo tenere conto se ne vogliamo fare una ricchezza per il paese. Guglielmo, gestire flussi migratori so che per quanto sia condivisibile dal mio punto di vista, ma è un'espressione che non credo ti sia consola, ma io concordo con Marco. Quindi volevo invece l'approccio del natalista libertario. Ah, sei mutato, Guglielmo, ti sei tolto l'audio. Da un certo punto di vista l'immigrazione sembrerebbe una soluzione al problema dell'invecchiamento. Tra una società abitata solo da anziani e spopolata e una società abitata da immigrati più giovani, non c'è dubbio che io preferisca la seconda. Tuttavia qui si aprono dei problemi di tipo culturale che hanno portato anche diversi pensatori campo liberale libertario, come ad esempio Hans Hermann Hoppe, a valutare favorevolmente delle restrizioni, dei controlli sull'immigrazione, ad esempio prendendo come esempio un controllo di tipo decentralizzato come quello svizzero, che valuti anche la qualità dell'immigrato. In effetti, se per effetto delle dinamiche demografiche immigratorie, se la società europea, la civiltà europea si estingue e al suo posto
rimane una popolazione di una cultura completamente diversa, africana, islamica. Se l'Europa occidentale, fra alla fine del secolo, sarà entrata a far parte del mondo islamico, culturalmente, come sostengono ad esempio i teorici della cosiddetta Eurabia, questo non può che farmi dispiacere. Se noi ci preoccupiamo, dice anche il libro di Golini e Lopreci, ci preoccupiamo per l'estinzione di una minuscola e primitiva tribù dell'Amazzonia, e poi non ci preoccupiamo se si estingue una cultura come quella occidentale che ha edificato negli ultimi secoli interamente il mondo moderno. Ecco quindi che per ragioni culturali non può farmi piacere la semplice strategia di sostituzione etnica che è favorita dai multiculturalisti, dalla sinistra e così via. In più, attualmente la libera immigrazione si scontra anche davanti a un altro ostacolo, quello dell'esistenza di un esteso welfare state, di uno stato sociale, per cui molti immigrati, invece di integrarsi nel mercato del lavoro, finiscono per essere mantenuti dai contribuenti dei paesi in cui arrivano. Quindi, se per esempio gli Stati Uniti nell'Ottocento hanno assorbito tranquillamente decine e decine di milioni di immigrati, era perché là non esisteva a quel tempo lo stato sociale, quindi ogni immigrato che entrava in quel paese diventava immediatamente un lavoratore produttivo, portava un contributo alla società, non pesava sui contribuenti americani. La stessa cosa non si può dire oggi per quanto riguarda l'immigrazione in Europa. Quindi c'è anche un conflitto tra l'immigrazione completamente libera e esistenza di un esteso apparato assistenziale che fa sì che, da un certo punto di vista, attualmente con totale libertà di immigrazione mi sembra impraticabile. Guglielmo, prima di chiudere, io volevo condensare nella prefazione di un altro grande che ha dato un contributo a questo libro, che è Piero Angela. Gli uomini, ancor più le società, tendono solitamente a reagire solo quando un pericolo diventa direttamente visibile, ma non quando è necessario simularlo mentalmente. Inoltre, il futuro appare incerto, mentre il presente è sempre molto importante. Per la demografia però non è così. La demografia lavora sui tempi lunghi nell'arco di generazioni ed è implacabile. Qualcuno ha fatto l'esempio della scala mobile. I pochi o i molti che ormai vi sono saliti non potranno più aumentare o diminuire. Sono già in movimento sui vari scalini e rappresentano la struttura della futura società, non più modificabile. Leggere quindi questo libro è un'operazione salutare per aprire la mente, ma anche per capire cosa è ancora possibile fare per correggere la traiettoria. Di occasioni di ottimismo questa sera non ne sono uscite molte, se devo, come dire, fare un aspetto, quindi vuol dire che bisognerà tornare su questo aspetto sicuramente in futuro. Io, prima di ringraziare i nostri ospiti, volevo invitare alla nostra prossima serata, che sarà lunedì prossimo, in cui, come potete vedere, presenteremo il libro di Paolo Luca Bernardini, Vie Libere, topografie di anime in una città immaginaria. Paolo Luca Bernardini è docente di storia moderna all'Università degli Insubri dell'Università degli Studi dell'Insubria, insieme a Matteo Salonia, che è un giovane professore di storia europea e internazionale presso la Nottingham University di Ningbo in Cina, a Shanghai. E quindi credo che anche questa sarà un tema particolarmente interessante, perché si simulerà una, come potrebbe essere, una città libertaria in cui, per esempio, si dedicano piazze a Rothbard, a Hayek, eccetera. Quindi diamo appuntamento a lunedì prossimo, appunto con la 93esima serata di Radio Liberale, e volevo ringraziare nell'ordine il oggi, non lo chiamerò da qui in avanti esclusivamente con l'espressione natalista libertario, Guglielmo Piobbini, che abbiamo avuto finalmente il piacere di avere tra di noi, Marco Valerio Loprete, che si è dimostrato, come al solito, disponibilissimo anche ai nostri confronti, che avremo sicuramente in futuro, e il professor Antonio Golini, che abbiamo avuto anche il piacere di avere via Zoom per la prima volta in vita sua.
Grazie davvero a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci.